Ciao ragazze e ragazzi, allora sono qui per mostrarvi il make-up che ho eseguito oggi, cosa ho utilizzato come prodotti. Allora, il fondo è uguale a quello che vi ho mostrato l'altro giorno. Poi passiamo agli occhi. Allora, come ombretto base ho applicato questo qua di banana, che era quello che avevo preso. Vi ricordate che su Instagram vi ho sempre detto che escono gli sconti, e era uno di quelli degli sconti di un po' di tempo fa, ed è questo colore che si chiama cia cia cia. Ho le mani rosa, che ho voluto applicare la tinta labbra, che poi vi dirò qual è. Allora, come occhi poi ho applicato di questo tubottone, che io ne ho tre, due piccoli, ovviamente di colorazione diversa, e poi quello più lungo che è per il viso, blush, eccetera, illuminanti. Allora, ho applicato questo, quindi questo come base, questo nella piega. E un pochino di questo che è molto scrivente, quindi se non so se ci saranno ancora che cose, non sono più andata da Sephora. Qua nella piega, poi ho voluto applicare un pochino di questi qui. Però ho voluto aggiungere un po' di questo, che io ho quasi terminato, tanto ne ho altri glitterini, e li ho applicati un po' sopra. Ed è venuto fuori poi l'eyeliner, sempre di banana, che è sempre il mio adorato. Finché non lo finisco, dovrei averne ancora uno. Per fortuna avevo fatto la scorta. Poi, come terra, sto utilizzando da un po' di tempo questa, che ormai è bella perché, a parte la colorazione che mi piace un sacco, molto calda, ha una texture bellissima, non ha profumo, però veramente non sbriciola, non fa polvere, non fa fallout, eccezionale. E questo è il brand che trovate sempre da Sephora, la Glowish di Huda Beauty. Sentirete dei rumori perché stanno facendo dei lavori. Come blush ho usato queste due colorazioni, che io ne ho tre. Sì, ne ho una anche sull'arancio, ve l'avevo già mostrata, questo pennellino che avevo acquistato tempo fa. Allora, ho usato la numero, non vedo il numero, se riuscite voi, qua io non riesco a leggere il numero, ma non a 09, sì, io ce l'ho fatta, 09 il numero, che ora apro, ed è questo che a suo tempo la commessa mi aveva detto che era una delle più gettonate. Poi, secondo me, ognuno acquista quello che più piace. E poi lo 01, che secondo me era un rosa freddo, ed è quello che ho applicato sopra a questo. Da quel colorito delicato, si sa che sono molto pigmentati, ormai sono super in, però da quel colorito molto delicato ho picchiettato con questo pennello. Ecco, poi guardate che devo fare anche la tinta, la farò. E nulla, ora, sì, scusate, ho applicato sempre di banana. Non mi ripeto più, sempre tutto datato.
Quindi questa è Gilt It to Milan. È un nome un po'. Non credo che metta a fuoco perché è il cellulare. E comunque questa colorazione che mi vedete addosso la trovavo una combo. Ok, poi voglio insieme a voi picchiettare sopra questo lucido molto rimpolpante e pizzicoso. L'ho voluto definire pizzicoso. Niente, volevo fare un mini tutorial per compagnia un po'. Poi vado da mia mamma. E niente, vi mando un bacione grosso e vi saluto. A presto forse, chissà.